Sindaco, da lunedì anche Montespertoli rientra tra le zone rosse, una decisione che a voi non è piaciuta particolarmente, la ritenete, diciamo, ingiusta, lei è arrabbiato, anzi forse meglio amareggiato. Sì, ci lascio un po' di amaro in bocca. Io condivido il principio di questa settimana, che può essere quello delle zone omogenee. Doveva essere però da prima il principio sulle zone omogenee, perché c'era stato garantito che avrebbe continuato a decidere su base comunale, invece poi sono cambiati dei criteri e penalizzano chi ha fatto un po' di sforzo in questa settimana. Mi dispiace perché abbiamo zero classi in quarantena nelle nostre scuole e dover chiudere le scuole è veramente un peccato. Ecco, l'amaro in bocca, la sensazione d'amaro è quella che c'è in questo momento, sì. Allora, questo chiaramente è il grande problema, cioè non mettere sotto stress ancora di più le strutture sanitarie. Quella di Empoli è una struttura un pochino in sofferenza in questo momento, sotto stress, i dati lo dicono. Noi siamo però il comune dell'Empolese che è diviso un po' in tre zone: una parte guarda gli ospedali del Chianti Fiorentino, insomma quello di Bagnaripoli o Torregalli, l'altra va a Careggi perché guarda più la Piana Fiorentina e una parte del territorio si rivolge all'ospedale di Empoli. Quindi siamo un po' divisi in tre, avevamo un tasso di contagio un po' più basso e quindi ci aspettavamo di essere un pochino considerati diversamente, ma insomma, capisco, il tema è fondamentale, cioè anche un contagio in più quando non c'è più posto diventa un problema. Questo è evidente, bisogna tenerlo in considerazione.